Rambo c'ha un... Ma Rambo non si confonde qua. Vamo andiamo. Vai Torio! Oh, già. Si può fare la rivista, in quanti... Siete collegati, gentili amici telespettatori, con lo stadio comunale Saverio Spinella in Melito Porto Salvo. E Domenico Salvatore che vi parla, vi saluta, vi augura buon ascolto e buona visione. Vi riferisce sulla partita di seconda categoria Calabria, girone F, Borgo Greganico, Audax Ravagnese. L'arbitro è il signor Giovanni Moscato da Reggio Calabria. Le formazioni annunziate: Borgo Greganico, Riuzzo, Martino, Russo, Giuseppe, Romeo, Isaico, Latella, Francesco Caridi, Nicola Russo, De Pietro, Nucera e Focà. A disposizione del mister Antonio Cormaci, Crisapulli, Lafage, Trapani, Zavettieri, Nisi, Cozzucoli e Marra. Audax Ravagnese, Amoruso, Andrea Samuel Amadeo, Leuzzi, Carmelo Alampi. Lo giudice: Agostino Amadeo, Antonio Carmelo Caridi, Nicolò Faraone, Pellegrino Modafferi. A disposizione del mister Francesco Tomaselli, Arcidiaco, Tripodi, Demetrio Alampi, Fragomeni, Battaglia e Sottilotta. Gli allenatori, come detto, sono Antonio Cormaci e Francesco Tomaselli. La formazione di casa si schiera alla destra dei nostri teleschermi. Con la casacca verde pistacchio, mentre l'Audax Ravagnese, casacca interamente azzurra, calzettone, pantaloncini e maglia, con bande larghe all'altezza della spalla, bianche. 2:20 nel primo tempo al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, Costa Ionica, Regina, è sempre 0-0. Manovra ora la squadra di casa con questo affondo, protegge bene il difensore esterno Samuel Andrea Amadeo, sono due, l'altro è Agostino, due sono anche gli Alampi. Carmelo e Demetrio, uno in campo, l'altro in panchina. E due sono i Caridi, uno per parte, Francesco nel Borgo Greganico e Antonio Carmelo nell'Audax Ravagnese. Palla che spiove, Isaiku spizzica in fallo laterale all'altezza della tre quarti campo. Audax Ravagnese in avanti, c'è un duello alla peggio, il difensore, e c'è anche una punizione a favore della formazione ospite. Grappolo di uomini in area, solito schema. Sta per partire lo spiovente. ventuno giocatori nella metà campo dei padroni di casa. Con questa punizione la formazione ospite tenterà di capitalizzare al massimo questa grossa occasione. Parte lo spiovente, colpisce
Stranamente l'arbitro concede un calcio d'angolo. A noi era sembrato che l'ultimo a toccare fosse stato un giocatore ospite. Non è dello stesso parere l'arbitro, e a nulla valgono le proteste dei giocatori. L'arbitro è irremovibile sulle sue decisioni. Non c'era nemmeno l'ombra del dubbio. Cavallerescamente quelli del Ravagnese riparano all'errore arbitrale, mettendo volontariamente oltre la linea di fondo, nulla di fatto. Hanno capito che l'arbitro avesse preso un abbaglio. Se ne va Amadeo, c'è un cross ancora in avanti, la formazione ospite, una squadra che ha qualche problema di classifica. D'altra parte anche il Borgo Grecanico veleggia lì nella zona centro-bassa. Sono due squadre che hanno bisogno di punti vitali per impinguare la loro classifica. Attenzione, un fuorigioco che secondo noi c'era e non c'era. Il fischio arbitrale e il calcio piazzato a favore della formazione di casa, maglia verde pistacchio. Sono due squadre che adottano il medesimo modulo tattico, e cioè il 4-4-2, che può diventare 4-3-3 a secondo delle esigenze. Insiste ancora in avanti la formazione locale, finta di Martino, fallo laterale concesso e battuto. Ancora la formazione di casa in avanti, c'è un batti e ribatti. L'ultimo a toccare è stato il tornante di fascia Francesco Caridi, come in questo caso è rimessa ancora a favore degli ospiti. È una partita che si giocherà sul filo del risultato. Fa un freddo cane oggi al Saverio Spinella di Merito Porto Salvo, aria grecanica letteralmente stritolata dalla morsa del gelo. Quindi è il tempo dei cappotti impermeabili, paltò, pastrani, giacche, giacconi, maglioni, cappellini, guanti, calzettoni, scarponi, sciarpe. Ci sono pochi spettatori oggi al Saverio Spinella di Merito Porto Salvo. Sono tutti rintanati davanti al caminetto.
possesso di palla Caridi. C'è un calcio piazzato decretato dall'arbitro a favore della formazione locale. Sulla linea di battuta c'è Nicola Russo. E probabilmente sarà lui a battere, uno specialista dei calci piazzati. Siamo intorno ai 25 metri, anche qualche centimetro oltre. Parte il tiro, è un cross, praticamente gli toglie il pallone Isaico al compagno, che si trovava in posizione ottimale per fiondare. Si trattava di Romeo. Dunque sempre 0-0 al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo. Sta schiacciando l'acceleratore ora a tavoletta la squadra di casa, nel tentativo di fare breccia nel bunker, esponendosi però al micidiale contropiede ospite. Finta e doppia finta da parte del mezzo destro Nicolò, opera un cross, non ci sono compagni, ci sono difensori Martino, Russo, Romeo, Isaico, Latella. Parte da lontano la manovra dei padroni di casa. Caridi non si chiude il triangolo. Foca è l'ultimo a toccare. L'estrema sinistra Foca, numero 11 sulla schiena. Sono due squadre in salute che però hanno raccolto qualcosa di più delle briciole rispetto al loro potenziale. Andremo a vedere gli effetti della campagna acquisti. C'è un calcio piazzato decretato dall'arbitro, ha atteso che finisse l'azione, commesso da Nucera, mezzo sinistro della squadra locale. Sulla linea di battuta lo giudice. Parte il suo assist per Nicolò, si avventura in un dribbling e concede il fallo laterale alla formazione di casa. Latella fa rimpallare il pallone, conquista una rimessa laterale che sarà effettuata da Caridi. Subisce fallo non rilevato Foca. Si gioca soprattutto nella zona nevralgica del campo. Latella si libera in bello stile dei due avversari. Attenzione, e anche questo fischio arbitrale. Non è condiviso da parte della panchina locale e dai pochi Lavagnesi in avanti.
rimpalla opportunamente. Con gli stinchi in palla laterale. Ravagnese senza timori riverenziali e sudditanze psicologiche di sorta, che si sgancia spesso e volentieri in avanti con tutti gli organici alla ricerca del gol del vantaggio. Una squadra ben allenata da mister Francesco Tomaselli, ben messa in campo sulla scacchiera. Dorme la difesa, c'è un cross, si aiuta come può, cioè con le mani, fallo non rilevato dall'arbitro, si può proseguire. Liuzzo di collopiede spedisce il pallone oltre la linea centrale del campo, inseguito da Focà, viene stretto in sandwich, hanno la meglio gli arcigni e dispotici difensori ospiti. Netto fuorigioco di Pellegrino. Nucera perde palla, imitato da Faraone, può intervenire Liuzzo. Il suo piattone oltre la linea centrale del campo verso Caridi e verso De Pietro, fallo rilevato e fischiato, già battuto. Palla in zona morta, non ci sono problemi per Amoruso, che recupera e porge a Samuel Andrea Amadeo. C'è un assist verso Faraone, ha già recuperato il centrocampo locale. Palla per Focà. Caridi, intercettato il suo assist a beneficio di Focà. Ancora Caridi. Sperisce direttamente in tribuna Pellegrino. ...17:30 nel primo tempo, al Saverio Spinella di Merito Porto Salvo, risultato ad occhiali tra Borgo Grecanico e Ravagnese. Siamo nel campionato di seconda categoria, girone F Calabria. Resiste alla carica Nucera. Ravagnese in avanti, Isaiku controlla con tutta calma, quindi spara in avanti in direzione di Focà. Cincischiano i due, alla meglio il difensore ospite. Palla ancora per Nicolò. Palla sul destro, va al tiro Nicolò da 25 metri, un missile terra-aria che si spegne a bordo campo, nulla di fatto. Tutto questo dopo 18 minuti e 40 secondi nel corso della prima frazione di gioco, al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo è sempre 0-0 tra il Borgo Grecanico e l'Audax Ravagnese di Reggio Calabria, mentre il Borgo invece è di Melito Porto Salvo. Come tutti gli sportivi sapranno, a Melito quest'anno ci sono due squadre di seconda, Borgo Grecanico e Melitese, una di terza, calcistica Spinella, e una di prima categoria, il Palizzi, che usufruisce dell'impianto melitese in attesa che venga ristrutturato il
vecchio stadio comunale di Palizzi, bisognevole di un restyling, calcio piazzato per i padroni di casa, già battuto Romeo, c'è una deviazione, Latella, ancora Nucera, il lancio di Latella, c'è anche un primo cartellino per proteste perché il fallo è stato fischiato dopo l'invocazione da parte dei giocatori ospiti. Quindi Nucera è il primo ammonito, una protesta molto lieve, soft, ma l'arbitro è stato irremovibile e gli ha sventolato il cartellino giallo. Ancora Nucera, c'è un lancio, attenzione, cerca di andarsene, cross, fallo non rilevato dall'arbitro, rimane a terra il giocatore e allora finalmente si decide, un giocatore ospite a mettere volontariamente la palla e l'arbitro interviene solo perché sollecitato dai giocatori di casa ad andare a sincerarsi delle condizioni del giocatore rimasto infortunato nel corso della precedente azione. Non accenna a rialzarsi il giocatore, lo fa in questo momento. A termine del regolamento verrà restituito il pallone perché comunque la cavalleria regna sovrana in campo. Bonton Galateo, fair play tra due squadre amiche che comunque a prescindere, ecco il pallone restituito, tra gli applausi dello sparuto pubblico che ha osato sfidare i soffioni siberiani di Barba Bianca e i refoli etnei del dirimpettaio Mongibello, completamente imbiancato, imparruccato fino alle basse quote. Un clima da Zanna Bianca. Michele Strogoff, il Corriere dello Zar, se non il dottor Givago. C'è un timido raggio di sole, il cielo è coperto, tutto l'Aspromonte è nella morsa del gelo, ci sono anche alcuni paesini isolati, la protezione civile è dovuta intervenire. Spiove un pallone. Con tutta calma subisce fallo Russo Nicola, arriva per la battuta e laterale a sostegno Romeo, si dispone la difesa ospite, lascia il compito di battere la punizione a Nicola Russo, grappolo di uomini in aria, sta per partire il traversone,
c'è un tiro al volo, tutto da dimenticare, ma l'intenzione era buona. Di prima battuta, scoccato da Latella, che non è nuovo a imprese del genere. ...25 minuti e 10 secondi nel corso del primo tempo al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo, è sempre 0-0 fra i locali del Borgo Grecanico e l'Audax Ravagnese. Siamo nel campionato di seconda categoria, girone F Calabria. Non si è visto quasi niente in questo primo tempo per quanto riguarda le emozioni, le vibrazioni, i palpiti e i fremiti. I portieri hanno timbrato il cartellino della disoccupazione presso il locale ufficio di collocamento. Quasi mai sono stati chiamati in causa. È una partita speculare, giocata soprattutto a centrocampo, con rare proiezioni offensive sia da una parte che dall'altra. Anche questo colpo di testa che si spegne tra le braccia di Liuzzo, scoccato da Pellegrino. Finisce a terra Nucera, punizione già battuta. Se ne va con una bella finta Nicolò. Il suo passaggio è leggermente in ritardo. Scatta sul filo del fuorigioco Faraone, ma non ce la fa a rimanere dentro. Latella, Nicola Russo, Isaiku, Focà. Questi è Nucera. Poca, non riesce a trattenere il pallone in campo Caridi. Partita abbastanza veloce, sugli opposti fronti se la mettono tutta gli atleti per superarsi, ma fino a questo momento il risultato è sempre inchiodato sullo 0-0, quando siamo a 28 minuti e 20 secondi nel corso della prima frazione di gioco al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo. Borgo Grecanico e Audax Ravagnese non riescono a superarsi. In attesa del metal detector per trovare il golletto del navigatore satellitare o della profezia di Nostradamus, forse dovremo sfogliare la margherita o affidarci al pronostico sta di fatto che veleggiamo intorno alla mezz'ora e al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo non succede proprio un bel niente. Difese ben agguerrite, Borgo Grecanico, Liuzzo, Martino, Russo, Romeo, Isaico e Latella, Audax con Amoruso, Amadeo, Leuzzi, Alampi, lo giudice e l'altro Amadeo. Difese
agguerrite, abbottonate guardinghe prudenti, primum vivere de inde filosofari, prima non prenderle e poi darle, fitta barriera davanti a Amoruso, l'arbitro va a sincerarsi delle spinte e controspinte, poi si va a posizionare posizione ottimale per controllare tutto, parte il cross, non ci sono problemi per Amoruso, si accartoccia sulla sfera e quindi la spedisce in avanti. C'è un calcio piazzato per la formazione ospite. Una partita che sta vivendo di rendita sulle rimesse laterali, i calci piazzati. I calci d'angolo, viene spinto lateralmente Focà sotto gli occhi dell'arbitro che, tanto per cambiare, concede la solita punizione, il leitmotiv di questa partita, la solfa, cioè le rimesse laterali, come si diceva, le punizioni, i corner. Una partita avara di soddisfazioni fino a questo momento, una partita spilorcia di brividi. Pellegrino non si chiude il triangolo. Sono due squadre toste che non concedono nulla, due squadre speculari. Si è concesso una distrazione fatale la difesa, ma non ha saputo approfittare l'Audax Ravagnese. ...33 nel primo tempo, sempre 0-0. Viene stretto fra 3-4 avversari, finisce col perdere palla, ma conquista un calcio piazzato all'altezza della linea centrale del campo. Sulla linea di battuta il solito Isaiku, scarpette gialle, e lascia poi l'incarico a Romeo. Fischio arbitrale, parte un cross difende bene Caridi, Nucera, Foca, Latella, ancora Latella, cerca di andarsene Latella, ma viene sgambettato, c'è anche una protesta di troppo, ma non vedo cartellini. Mentre per molto meno prima
Nucera era finito sull'elenco degli ammoniti. Con questo non vogliamo dire che il signor Moscato non stia arbitrando bene fino a questo momento. Una svista ci può stare, una valutazione anche. Quella barriera però non ci sembra oltre i 6 metri. Mancano 3 metri al nostro giudizio. Palla vuota, rete, porta vuota, stavo dicendo. Annulla l'arbitro, non sappiamo per quale ragione. Aveva segnato il Borgo Grecanico, hanno protestato a lungo i giocatori di casa. Episodio da Moviola al 35esimo minuto del primo tempo. A nostro avviso è una valutazione, quella dell'arbitro, abbastanza opinabile. Avete visto che ci sia stata una protesta vibrata da parte dei giocatori di casa, che il golletto l'avevano segnato, e a nostro parere anche in maniera regolare. Trentaseiesimo del primo tempo, sempre 0-0 al Saverio Spinella di Merito Portosalvo. Qualche istante fa c'è stato un episodio molto molto dubbio, sul quale poi il nostro regista Bruno Taverna effettuerà al ralenti da quei fotogrammi si evincerà se avremo visto lucciole per lanterne, fischi per fiaschi, oppure se ci sarà un fondo di verità rispetto alla nostra valutazione, che comunque dalla nostra postazione microfonica le cose si vedono bene. Palla che si impenna, respinge alla meno peggio Romeo, restituisce con gli interessi dall'altra parte, rimessa laterale già battuta, Nucera mette in fallo laterale ancora Carmela Lampi all'altezza della linea centrale del campo. 38 minuti nel primo tempo al Saverio Spinella di Merito Portosalvo, è sempre 0-0 tra Borgo Grecanico e Audax Ravagnese. Si era alzato anche mister Tomaselli, lo rassicurano i vari Amadeo, Leuzia, Lampi, lo giudice. Tutto ok, si può proseguire. Parte un cross. Palla che spiove. La palla a parere dell'arbitro ha superato la linea laterale, sarà quindi Caridi, quello del Borgo Grecanico, Francesco, l'altro è Carmelo Antonio e gioca nell'Audax. Palla contestata. Palla avvelenata. Va a protestare anche Capitan Russo.
intervento da parte di un difensore ospite, palla in fallo laterale all'altezza della linea centrale del campo, sempre 0-0 a Saverio Spinella di Merito Porto Salvo fra Borgo Greganico e Audax Ravagnese. Protegge bene Pellegrino, nulla può Caridi, arriva per la rimessa laterale. Leuzzi, il lancio di Modafferi a beneficio di Carmelo Antonio Caridi, alla destra spostata a sinistra, ha già recuperato la difesa locale, c'è un lancio verso Focà, millimetrico intervento, chirurgico intervento, provvidenziale intervento da parte di Leuzzi. C'è una sventola, un missile terraria che non passa lontano dall'incrocio dei pali difesi da Liuzzo. Tutto questo al 41esimo del primo tempo. Ci avviamo ormai verso la conclusione dei primi 45 minuti di gioco. Abbiamo già detto nel corso dei precedenti flash che sia stata una partita avara di soddisfazioni, di emozioni e di brividi. Una partita, un primo tempo però non possiamo dire che sia stato un primo tempo piatto, perché comunque c'è stato un grande roteare a centrocampo in cabina di regia, dove i vari Alampi, Caridi, Nicolò, Faraone, Pellegrino e per la verità anche Modafferi hanno giostrato contrastando bene i loro omologhi Francesco Caridi, Nicola Russo, De Pietro, Nucera e Focà. Risultato che rimane ancora inchiodato sullo 0-0. I portieri sono intervenuti quasi mai. Unico episodio degno di nota, un episodio da Moviola, il gol annullato, è il caso di dirlo, ai padroni di casa. Punizione ancora per il Borgo Greganico, siamo a una trentina di metri, punizione già battuta. Attenzione, c'è un fallo sulla linea di centrocampo decretato dal direttore di gara, il signor Giovanni Moscato da Reggio Calabria, a favore della formazione di casa. Sulla linea di battuta c'è Capitan Russo, che poi lascia il compito di battere a Romeo. Latella, Isaiku, dentro fuori, ma l'arbitro non chiama niente, quindi rimane dolorante a terra il giocatore, si rotola su se stesso, accorre l'arbitro, anche questo sarebbe un episodio da Moviola. Giocatore circondato da compagni e avversari, almeno una dozzina di giocatori intorno al calciatore, che invocava la concessione di un calcio di rigore. Anche noi avevamo detto dentro o fuori, l'arbitro non è intervenuto, non ha fischiato. È stato messo volontariamente al lato il pallone per consentire
ai massaggiatori di intervenire, massaggiatori che hanno battuto la fiacca fino a questo momento. Palla restituita cavallerescamente all'Audax Ravagnese, in possesso di palla l'uomo ragno Amoruso, che di collo piede spedisce il pallone oltre la linea centrale del campo a beneficio di Nicolò, anticipato, palla che rimane lì, si sgancia dalle retrovie Caridi, perde palla Focà, si muove l'altro Caridi, cerca di andarsene, tutto regolare per l'arbitro, non questo intervento, è proprio in questo momento l'arbitro, il direttore di gara, il signor Giovanni Moscato del Reggio Calabria, decreta la fine delle ostilità. Per quanto riguarda la prima frazione di gioco, le squadre vanno a riposo sul risultato di 0-0. Vi ringraziamo per la cortese attenzione, vi diamo appuntamento fra un quarto d'ora circa per la telecronaca del secondo. La linea torna quindi al regista Bruno Taverna.